Si temeva la pioggia a Genova e la pioggia non è mancata, ma i protagonisti della partitissima hanno saputo essere tali a dispetto dell'acquitrino di Marassi. I due numeri 10, per esempio, Maradona sembra dire a Mancini: «Ehi ragazzo, comincio io». E di palleggio in palleggio l'asse argentino saggia la bravura di Bistazzoni. Sul fronte opposto Cerezo corre a pelo d'acqua, tira, ma non ha fortuna. Fusi controlla Maradona, i due trovano il tempo per scherzare, mentre il Panzerbrigel fa le scarpe a Rambo de Napoli. E Vialli, lanciato da Mannini, trova sul suo diagonale le calzature di Garella. Il tempo dei convenevoli è finito e l'Anese ammonisce Giordano e poi Mancini. Il Gianluca nazionale inarrestabile vola sulla destra e costringe Garella all'intervento in due tempi. E poi, contrastato da Renica, Vialli attacca sulla sinistra, ma tira fuori. Il Napoli si fa vivo in contropiede e Careca costringe Bistazzoni a fare la trottola. Su un campo così è davvero difficile giocare. Nella ripresa è ancora Careca a rendersi pericoloso. Para Bistazzoni. I grintosi Brigel e Bagni si scontrano e il mediano azzurro ha la peggio. Esce in barella. Intanto il duo Mancini-Vialli costruisce l'azione più pericolosa della Sampdoria, ma Garella non smentisce la sua fama. Acrobazie sul fango e partita che scade di tono. Poi all'improvviso un lampo. Maradona trova lo spiraglio giusto, è l'1-0 per il Napoli che trova il jolly a 4 minuti dal termine. Ed ora è lontano, sempre più lontano. E chi lo vede più? Forse Gullit, ma almeno per ora col cannocchiale.